Grazie.
dimenticato che ieri Davide ha fatto gli anni e anche io, e allora vogliamo fare stasera degli auguri che diventano preghiera. Cosa chiediamo al Signore? Che quel insieme di Dio su di lui si dia in pieno. Grazie a Dio per la cosa, grazie di cuore, Padre Domine. Riconosciamo davanti al Signore i nostri peccati.
infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai liberato l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e ti regna con te, invitando lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro di Samuele. Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa e il Signore gli aveva dato riposo da tutti i suoi nemici ogni giorno, disse al profeta Natan: vedi, io abito in una casa di cielo, mentre l'arca di Dio sta sotto i piedi di una casa. Natan rispose al re: va, fa quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te. Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: va e di' al mio servo Davide, così dice il Signore: forse tu mi costruirai una casa perché io mi abiti. Io ti ho preso dal pasto mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele e il mio popolo e ve lo canterò, perché mi abiti e non temi più, e in affattori non l'ho prima come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Io sarò per lui padre, ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Parola di Dio. Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò in eterno l'amore del Signore. Generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre, nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Canterò per sempre l'amore del Signore. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide il mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza di generazione in generazione, edificherò il tuo trono. Canterò per sempre l'amore del Signore. Egli mi invocherà: tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. Canterò per sempre l'amore del Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a colui che ha il potere di confermarvi nel mio Vangelo che annuncia Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero, avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma ora manifestato mediante
dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio a una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse ad Angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Dio crea per entrare in alleanza con l'uomo. E quando l'uomo pecca in Adamo, Dio cerca l'uomo e fa tante alleanze con Noè, con Abramo, con Mosè e così via. L'alleanza sempre rinnovata. Dio, passi questa battuta, è innamorato, pazzo dell'uomo. Anche quando l'uomo gli volta le spalle, Dio non cambia, non è come noi, che un giorno siamo tutto fiamma e un giorno siamo tutto cenere. Un giorno tu sei il mio più grande amico e un giorno tu sei il mio peggior nemico. Dio non è così. Eppure Dio ha avuto pazienza. Pazienza col popolo eletto e con noi tutti uomini. Finalmente, nella pienezza del tempo, incontrò una donna speciale che lui aveva trasformato, liberandola da ogni immagine di peccato, lasciandola la libertà. E a questa donna Dio fa la sua dichiarazione di amore. E mentre prima la Vergine di Israele, che rappresentava il popolo, le singole persone e nell'insieme, ecco, alternava il sì, il no, Maria
quando Dio irrompe nella sua vita, apre il cuore e si consegna. Avvenga di me. Non gli dice Maria, aspetta un po', poi vediamo. Sì, io vorrei, io ti voglio bene, ma non senta che ho raccomando, perché io sono, ho tanti impegni, sono fidanzato, sono fidanzato, così di qua di là. Quando Dio irrompe nella vita di Maria, Maria dice semplicemente, eccomi. La donna che si consegna, perché quando si ama una persona, in tempo di Natale si fanno i regali, quest'anno a tempi con i regali, facciamo i rimedi, riscopriamo la gioia di essere noi un regalo per l'altro. E Maria, aperta all'amore di Dio, diventa il dono. Io sono tua, fai di me quello che vuoi. E Dio cosa fece in Maria? La fece casa, dimora di Dio in mezzo a noi, madre del suo figlio. Rallegrati Maria, riscopri la gioia della vita. E non è quando una persona dice faccio quello che voglio, è quando una persona si lascia abbracciare da Dio. Tu sei piena di grazia, cioè sei piena dell'amore di Dio e tu corrispondi a questo amore.
sono Dio. Per la Santa Chiesa, il suo stile di vita povero e umile, divenga nel mondo voce profetica e presenza materna, in grado di riunire gli uomini in una sola famiglia. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i consacrati, accolgono nel loro cuore l'umana sofferenza e la trasformino in fiduciosa preghiera, silenziosa, offerta e umile servizio. Preghiamo. Per coloro che non credono, trovino nella fraterna accoglienza dei cristiani uno stimolo della vista alla fede con cuore fiducioso. Preghiamo. Ascoltaci, per quanti hanno responsabilità politiche, sociali e economiche, pongono alla base del loro impegno il valore primario della persona, la sua dignità e il suo vero bene. Vediamo.
fratelli e sorelle, che il primo e il vostro sacrificio sia benedetto a Dio, Padre onnipotente. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e il risorgimento
donde ci deve dare la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono crediti e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo e l'onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha dato lo Spirito, come l'ha dato Maria, con questa presenza, questo dono del Padre, ci rivolgiamo a Dio Padre, con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
la preghiera che diventa il desiderio di Gesù. Quindi, da stasera, ogni giorno, prima di mangiare, un Padre nostro e una Maria, perché cresce il nostro fratello per accogliere Gesù. Bene, poi darle adesso verrà dopo Natale, così. Dice, purtroppo così è. Mamma mia, quando uno si trova bene, speriamo che trovi sempre bene, tu che anche tutti gli altri femminili. Io ho detto a Davide che questa è la sua casa. E qui c'è anche i fratelli, nient'altro che dei fratelli che vogliono camminare insieme, che vogliono condividere tutto. Bene, e noi ti facciamo un augurio di buon Natale. E tu sei datore di questi auguri anche a Benedetto e a tutti gli altri seminaristi, come studiamo, ai superiori e a Brescia. Thank you.